nel nostro McDonald's di Lego! Sì, ragazzi! Quest'oggi abbiamo deciso di aprire un super fast food a tema Lego con cibo McDonald's. Avremo un sacco di clienti, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e preparate i pancini a dei cibi squisiti. È tutto pronto, Robby! Possiamo aprire il nostro McDonald's! Solo che... speriamo che venga qualche cliente! È qui il nuovo McDonald's Lego? Eh? Cosa? Un cliente? Sì, sì! Siamo qui! Venga pure! C'è qualcuno? Sì! Siamo qui! Vuole per caso mangiare del McDonald's di Lego? Dani, un cliente, hai visto un cliente? Sì, è una piccola bambina, secondo me, è molto affamata. Non ho mai mangiato in un McDonald's di Lego. Cosa cucinate? Beh, molto semplice. Abbiamo il menu Lego, abbiamo il menu del McDonald's. Abbiamo anche l'Happy Meal Lego. Allora prenderò un menù Lego. Hai sentito, Robby? Dobbiamo metterci all'opera. Un menù Lego? Il menù Lego è particolarissimo perché il cliente si deve montare il panino, capito? È sì, geniale. Robby, ma dobbiamo muoverci perché vedi, è molto affamata. Muoviti, prendi vero, tutta la roba. È vero. Ma che cosa vuol dire che devo montare il panino? Panino! Serve l'insalata. Ci penso io, Dani. Un buon hamburger ha anche dell'insalata che metteremo qui a fianco e poi dovrà essere montato, ovviamente. Una bella fetta di formaggio. Ma che stanno facendo? C'è anche ovviamente la maionese nel panino. E quindi la metterò qui. Ecco qui, maionese. Mi scusi, signorina cliente, vuole anche il ketchup o solo la maionese? Vorrei anche il ketchup, per favore. Il ketchup, io mi il ketchup, vero? No, Robby, lo abbiamo finito! Ah, no, lo abbiamo finito! Signorina, la nuova politica del McDonald's Lego consiglia ai clienti che il ketchup fa ingrassare, ecco, quindi glielo sconsigliamo. Oh no, Dani, per fare il panino completo ci vuole anche la carne, ma adesso mi ero dimenticato di cucinarla, come facciamo? Mi dispiace, ma c'è un problema, la carne è ancora in cottura, però puoi iniziare a mangiare il panino così. Vabbè, grazie. Ok, padella, devo accendere prima la padella. Deve essere prima calda, ok? Vai. Ci dobbiamo muovere. Ho capito, non è colpa mia. Non abbiamo mai aperto un fast food, mica so come si fa, Dani. Quindi proviamoci. E mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like e consigliateci qui sotto nei commenti cosa dovremmo migliorare nel nostro fast food. Però come faccio a mangiarlo questo panino? È tutto scomposto, come faccio? Scusa. Vabbè, se volevo comporre un panino non c'era bisogno che venivo qua. Ma c'è qualcuno? Ehi! Robby! Il prossimo cliente, mi raccomando, mettere... Robby, c'è un cliente! Salve! Salve! Lei cosa desidera? Non so, quali sono le vostre specialità? Signorina, noi facciamo sia cose del McDonald's, sia cose particolarissime Lego. Robby, quali sono le cose particolarissime? Facciamo cose del McDonald's! Sì! Va bene, provo un Happy Meal! Sicuro che non vuole l'Happy Meal Lego? No, Robby, ha detto quello e va bene così. Non ci complichiamo le cose che stanno per arrivare altri clienti. Ah, ok. Sì, però ora che ci penso, l'Happy Meal l'ho mangiato un sacco di volte. Non è che per caso avreste un Happy Meal Lego? Con magari quei giochetti, con una ragazza, con i miei capelli, proprio uguale a me? Beh, no, questa sorpresa non l'abbiamo. Però magari... può trovare una speciale sorpresa unica che solo nel nostro McDonald's si trova. Sì, ma nell'Happy Meal c'è anche la maionese. La maionese? Ah, no, non è qui. Aspetta, Robby, spostati. Ma sto cucinando. Ah, no, scusa, a me la maionese non piace. C'è il ketchup oppure la salsa barbecue. Devo prendere questo. Ok. Le patatine sono cotte giuste, vero? Oh no, forse mi servono anche le patatine.
cotto? Robby, spostati! Che succede? Ho la mano, Dani, che spinto! Mi sono bruciato la mano! Oh no! Ai, la mano! Si sta anche... Bruciando la carne! Spegnila, spegnila! Oh no, leviamola, leviamola! No, Dani, cosa fai? Lasciala lì! Dani, ma perché fa tutta questa confusione? Ecco qui il menù che ho ordinato! Grazie, ma che cos'era quell'urlo di prima? Niente! Assolutamente niente! Nel nostro fast food McDonald's Lego non c'è mai nessun problema! Bene, sono 25,40 €! 25,40 €? Beh sì, che non è un prezzo troppo alto. Va bene, dai, pago con carta. Ok, allora, 25,40 €. Ecco qua, premo ok, mi può dare la tessera. Deve inserire il PIN. Ok. Perfetto, transazione eseguita. Arrivederci e torni presto nel nostro McDonald's. Grazie. Ok, ecco a voi l'hamburger. Spero che possiate mangiarlo in maniera ottima. Sì, la forchetta. Ma è tutto bruciato. Appunto, e poi sono troppo lenti. Le patatine sono freddissime, io non riesco a mangiarle. Il servizio è davvero pessimo. Ecco qui la forchetta Lego. Mammina, aiuto. E con chi lo taglia? Non serve tagliarlo perché guardi, questo si compone. Io che sono un addetto Lego so comporre il panino. Ecco qui, ecco fatto. Avete visto? Ma la forchetta non c'entra niente nel panino. Può mangiarla se vuole, anzi no, glielo sconsiglio. Ma cosa ti è successo alla mano? Ancora? Perché tutti me lo chiedono? Perché ti ricordo che io prima ho sentito un urlo, quindi sicuramente ti sarei fatto male. No, è una nuova moda. È una moda delle Lego. È un nuovo guanto che siamo serve... Siamo sicuri? Ah, brucia, brucia! E questo è un nuovo ballo. Oh. È un po' strano. Però sono simpatici, mi fanno ridere. Dai, amore, è il tuo compleanno oggi, guarda dove ti ho portato. Appunto, dove mi hai portato? Al McDonald's Lego, per... è bellissimo. Per il tuo compleanno, festeggiamo, dai. Vabbè, l'importante è che si mangia bene. Ma sì, dai, sicuramente. Ok, non l'avevo mai sentito, però mi fido. È nuovo. Chiedo scusa, ma ho sentito bene? È il tuo compleanno? Sì. Robby! No, Dani, io ho già capito quello che mi vuoi chiedere. Non lo voglio fare, ti prego, non lo voglio fare. Dobbiamo farlo, il nostro McDonald's Lego è unico, quindi dovrai fare il rito del compleanno. Dani, ma il rito del compleanno è super imbarazzante e io non voglio farlo, non mi interessa. Se vuoi che il nostro fast food ottenga 5 stelle e vada bene, devi farlo, sei costretto. Va bene, Dani, facciamolo. Visto, Salvo? Hanno anche un rito per il compleanno, una cosa speciale! Ho sentito, sono proprio curioso di assaggiare questo panino Lego! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Salvo! Tanti auguri a te! Ok, grazie ragazzi! Beh? Che ne pensa del nostro rito compleanno del McDonald's Lego? Fantastico! È felice almeno, visto? Sì! Ci vediamo tra un po' con il menù compleanno! Speriamo bene col panino! Wow, che bello questo ballo! Fa tantissimo ridere, però peccato che non è il mio compleanno! Invece a me non è proprio piaciuto! Meglio se vediamo quale sorpresa mi è capitato! Vediamo un po'! Dai, sono curiosissima, apriamo. Che bella! Guarda, a te piace? Sì, mi piace un sacco, è bellissima. Prego,
Ecco qui la sedia del festeggiato. Cioè, questa? Sì, proprio questa. Ok, ma non farà male? Il problema è che di solito sono i bambini che vengono a festeggiare qui al fast food. Quindi un uomo grande e grosso come lei per forza in una sedia così deve stare. Ok, ci provo. Però se si rompe non è colpa mia. No, non si preoccupi, okay. Non si preoccupi. Credo. Ok, vado. Ok, dai, poteva andare peggio. Perfetto, il panino del compleanno è pronto. O almeno manca l'elemento finale. Oh, ecco qui il panino Lego del compleanno. Oh, attenzione, attenzione, ecco a te. Wow, buon compleanno. Wow ragazzi, grazie, è fantastico. Te l'avevo detto che era un posto speciale. Ok, quando lo mangio adesso? No, questo non si mangia, si può solo guardare, ora lo porto via. Arrivederci. E il panino? Cucinando per gli altri mi è venuta un sacco di fame. Ma come faccio? Sto lavorando. Dani? Sì, Robby, dimmi. Ho una cosa da chiederti. Che cosa? Vorrei andare via da lavoro. Ho ballato, cucinato, mi sono anche fatto male. Posso per favore prendermi una pausa? Ho un sacco fame. No, Robby, hai deciso di aprire questo McDonald's insieme a me, quindi dovrai rimanere fino alla sera. Ma Dani, ho fame, posso almeno mangiare un panino? Non esiste, Robby, questi panini sono solo per i nostri clienti. Solo per i clienti? Mi è venuta un'idea! Dani, devo andare in bagno! Posso per forza andare in bagno, vero? Sì, sì, certo! Io ho da fare, sta per arrivare un altro cliente! Oh, salve! Sono una cliente, non sono mica Robby! E quindi in quanto cliente ho diritto a un bel panino! Mi scusi? C'è nessuno? Sì, lei chi è? Ma, non ho mai visto un fast food che chiede chi è un cliente. Sono appunto un cliente, cosa le interessa il mio nome? Comunque, mi chiamo Susie. Ah no, mi scusi, è che mi ricorda tanto una persona, ma non si preoccupi, cosa sceglie? Vorrei un menù completo McDonald's, un menù completo Lego, due bibite grandi, patatine e qualcos'altro. È davvero affamato, però mi ricorda tanto una persona e poi non è che... Robby, sei tu? Oh, Robby? Io? No, non sono Robby. Io sono Susie, la mamma di questa bambina. Vero che sono tua mamma? No, ma io non sono tua figlia. Come? No. Qualcosa non mi convince. Ok, Giorgia, allora facciamo così. Io in realtà sono Robby, che però ho troppa fame, ho bisogno di mangiare, non posso lavorare e basta. Se dirai a Dani che sei mia figlia, io ti comprerò tutti i panini che vuoi, ok? Bene. Oh, sì, ok. È mia figlia, vero? Vero che sei mia figlia? Sì, è vero. Se lo dice Giorgia ci credo, quindi Susie, preparerò subito il suo ordine. Grande Giorgia, batti 5! Sì, Susie, certo! Ho capito che Susie in realtà è Robby. Quindi, amici, iscrivetevi al canale perché adesso gli farò un bello scherzetto per fargli capire che io non sono stupida. Ovviamente gli dirò di fare morsi piccoli, così non sarà troppo rischioso. Giorgia, grazie mille, finalmente posso mangiare anche io un po' di panino del McDonald's Lego. Questa ciambella è molto carina perché sembra una bambina, è mignon. E tutto grazie a te, Giorgia. Dani non ha capito che in realtà io sono Robby. Aia, i denti! Ma c'è un Lego nel mio panino! Ai, i denti, i denti!
perché c'è un Lego. Ben vista! Altro che Susy, tu sei Robby! Dani! Non puoi mettere i Lego nei panini delle persone! È rischioso! Beh, ma infatti ne ho messo uno grande, così era sicuro che non ti saresti fatto male. Se la prossima volta mi riprenderai in giro, io ti licenzierò. E ora, torna a lavorare! Vabbè, almeno io posso mangiare.